musica. Nel caso di Reno Boston, ovviamente tutto diventa più poetico, più lirico, perché innanzitutto ho deciso di coinvolgere la London Symphony Orchestra, perché in me, come nel caso di un lavoro che ho fatto nel 2015 che si chiama Contemplation, c'era la voglia di varcare un po' tutti i confini della musica. E quindi nel momento in cui ho avuto un'immagine netta nella mia testa, cioè quella del veliero che subisce una metamorfosi, i suoi legni e i suoi ottoni si trasformano in legni ottoni di una vera e propria orchestra sinfonica, a quel punto ho iniziato a scrivere musica di getto e ho pensato immediatamente alla London Symphony Orchestra, proprio per riportare per un'ultima volta nei mari della fantasia la Irene of Boston, che poi subisce un'ulteriore metamorfosi, perché si trasforma all'interno del disco, dell'album, in una bellissima donna che incontra Corto Maltese, insomma, sì. C'è una conversazione, appunto, come dicevi tu, onirica, e quindi questa è stata un'esperienza che mi ha dato moltissimo e che, come dire, fa venire fuori questi aspetti che ormai contraddistinguono e caratterizzano il mio modo di fare musica. C'è il jazz, c'è la Sicilia, c'è l'orchestra sinfonica, la composizione, gli arrangiamenti che ho fatto insieme a Mauro Schiavone, e i vari episodi, le varie esperienze che stanno attorno a questo lavoro. Un lavoro che nasce dall'unione poi con degli artisti, vogliamo ricordare il pittore Giovanni Robustelli, il videomaker Vincenzo Cascone, il fotografo Marco Danna, l'attore anche D'Avanzati. C'è un episodio che poi vi ha portati a questo incontro, un aneddoto, qualcosa in particolare che vuoi condividere? Ma fondamentalmente io sono stato coinvolto da loro perché erano rimasti affascinati e incuriositi dalla presenza del relitto arenato sulla costa di Pozzallo. Quindi più figure, diciamo, artistiche che si incontrano per dar vita a un progetto molto più profondo e interessante. Questo è metafora ovviamente diciamo di una vita in cui le collaborazioni, l'incontro con l'altro ti portano a generare, a creare qualcosa di più importante rispetto alle rotte prestabilite, rispetto ai percorsi convenzionali, rispetto ai progetti solitari. Quindi l'incontro con l'altro è sicuramente, non è retorica, ma è veramente un modo per arricchirsi e per fare qualcosa di più importante. Detto questo, l'episodio, l'esperienza più bella che mi ha segnato è stata quella che abbiamo fatto a Venezia, perché con questo gruppo di lavoro abbiamo deciso di dare vita a una 3 giorni di dialogo, di confronto, di conversazioni per capire che cosa potessimo sviluppare per, appunto, dar vita all'Irene of Boston. E ognuno di noi, in base ovviamente alla propria forma d'arte, ha esposto e ha proposto delle idee. Io ho immediatamente pensato a un disco, però all'interno di questo lavoro discografico, che riesce ad abbracciare tantissime forme d'arte, appunto, c'è sicuramente l'arte di Giovanni Robustelli, che ha fatto un lavoro di grande pregio, e poi Vincenzo Cascone, che ha curato la parte dei video, Marco Steiner la parte testuale, quindi la storia, e Marco Danna, che invece ha fatto le fotografie. In quell'occasione siamo stati tantissimo tempo in questo terrazzino che dava con una bellissima vista sulla laguna di Venezia. Abbiamo parlato cercando di capire che cosa potessimo fare insieme, e poi, per immergerci ancora di più, diciamo, nella fantasia, nella nostra immaginazione, abbiamo fatto un giro nella laguna con un bellissimo veliero di fine 800 che si chiamava Nicopeia. E in quell'occasione io mi sono messo a suonare liberamente col mio sassofono sulla barca, Giovanni si è messo a dipingere, Marco ha continuato a scrivere altri passaggi. Tutto questo poi, in maniera del tutto naturale e spontanea, è andato a confluire proprio nella musica, e la cosa più bella è che la musica riaffiorava in maniera del tutto spontanea, di getto. Questo vuol dire che io ho semplicemente assecondato il flusso di emozioni. Irene è come se mi avesse proprio chiamato e mi avesse in qualche modo accompagnato in questo viaggio per veramente riportarla in mare un'ultima volta.
Ma in qualche modo la musica, tu parli, ecco, di questo seguire le proprie emozioni. La tua musica poi nasce anche da quello che è il sentire, no? Da questo battito che si ha dentro, che poi una volta che una prende il tuo sassofono, il tuo strumento musicale, diventa qualcosa, si trasforma e mutua, muta in continuazione. Sì, per me la musica fondamentalmente è istinto, è qualcosa che viene da dentro ed è un'urgenza, fare musica è proprio un'esigenza interiore per cercare di trasmettere, di comunicare la propria essenza a livello artistico. Poi ovviamente c'è anche un lavoro molto più razionale, più meditato, che è quello legato alla composizione e agli arrangiamenti, in cui ogni cosa deve avere una certa... deve seguire certi parametri che ovviamente stabilisco io in questo caso in quanto ideatore della musica stessa. Però ecco, mi piace vivere la musica in questo modo, c'è una parte diciamo più pensata, più meditata, e una parte invece in cui io mi lascio totalmente andare perché è frutto delle emozioni che vivo in quel determinato momento, e questo poi fondamentalmente è il bello del jazz. Nella mia immaginazione Irene subisce una metamorfosi. I suoi legni e i suoi ottoni diventano strumenti musicali di una vera e propria orchestra, restituendole così la vita per raccontarsi attraverso le note.